Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech. Ragazzi, oggi video finalmente inerente al nuovissimo iPhone XS, iPhone XS Max, Apple Watch e iPhone XR. Insomma ragazzi, ieri la casa di Cupertino ha presentato questi quattro prodotti e noi adesso li andiamo a vedere più nel dettaglio, accuratamente, in modo da vedere tutti i punti forti, quale prenderò, quale mi piacerebbe prendere, quale vorrei provare, eccetera eccetera eccetera. Quindi ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito dopo la sigla. Calma, cominciamo con calma, perché su questi quattro prodotti ieri ne hanno parlato per più di due ore e quindi io non vorrei dire sciocchezze, devo cercare di riassumere nel più breve tempo possibile queste novità interessantissime. Insomma, sono partiti con Apple Watch. Apple Watch di quarta generazione, che ragazzi, secondo me è la svolta per il futuro. Ovvero, è stato inserito la possibilità di fare un elettrocardiogramma vero e proprio. Io sono davvero curioso di vedere come riesce ad effettuare un elettrocardiogramma, evidentemente chiudendo il circuito con l'altro dito, ma non so come funziona con gli arti inferiori. E insomma ragazzi, sono un po' scettico sulla qualità di questo elettrocardiogramma e sicuramente quando lo prenderò, se lo prenderò, andrò a testarlo da un medico per vedere un pochettino le differenze tra quello dell'Apple Watch e quello del medico reale. Quindi ragazzi, un'interessante novità, ma bisogna vedere come funziona. Altra novità dell'Apple Watch è stata che è super impermeabile, è stato testato anche in acqua salata, insomma è ancora più impermeabile di prima, ma soprattutto sono stati aggiunti degli speaker nuovi veramente interessanti che ci danno la possibilità di parlare al telefono molto più chiaramente e senza problemi. Inoltre, la novità che secondo me è stata la più interessante di tutte è stato lo schermo, perché è stato ingrandito, è stato ridotti un pochettino i bordi, segue un po' più la linea dell'Apple Watch in questo momento, quindi una cosa davvero carina e interessante. Insomma, la cassa del dispositivo è stata aumentata dal 38 mm al 40 mm e dal 42 mm al 44 mm. Quindi c'è stata un'innovazione anche sotto il punto di vista della grandezza della cassa, che secondo me il 38 mm, almeno per i polsi tipo il mio, è fin troppo piccolo, ma non so se adesso il 40 mm per un polso piccolissimo è adatto oppure no. Insomma, hanno aggiunto questi dettagli che mi sono piaciuti tantissimo e spero davvero che riescano a far diventare l'Apple Watch un pochettino più utilizzabile, perché come voi ben sapete ho avuto l'Apple Watch di terza generazione per all'incirca un mese, ma non lo trovavo assolutamente un dispositivo necessario per l'utilizzo di tutti i giorni. Quindi spero che con questo Apple Watch, magari con qualche integrazione di qualche applicazione e queste nuovissime funzioni, riescano a rendere questo dispositivo indispensabile. Dopo la presentazione dell'Apple Watch, la casa di Cupertino ieri ci ha presentato l'iPhone XS e l'iPhone XS Max. iPhone XS Max, che il nome è assolutamente discutibile, non mi piace tantissimo e voglio sapere i vostri commenti qui sotto cosa ne pensano e cosa dicono, perché sono veramente curioso del pensiero delle persone su questo nome Max, che è orribile per quanto mi riguarda. Mentre per quanto riguarda l'iPhone XS in generale, hanno cambiato solo dal punto di vista estetico la colorazione, che hanno aggiunto questa colorazione che mi piace un sacco e sarebbe l'unica motivazione che mi spingerebbe ad acquistare adesso un iPhone XS in generale, o modello standard o modello Max, ovvero la colorazione oro, che sarebbe la colorazione sabbia con i bordi lucidi, che ragazzi è davvero qualcosa di straordinario. Vi lascio qualche immagine qui scorrere, perché è davvero una colorazione incredibile. Mentre per quanto riguarda le novità, hanno aggiunto un taglio di memoria fino a 512 GB. Beh, qualcuno riuscirà sicuramente a colmarlo del tutto. Io con 64 GB vado più che bene, perché arrivato a casa anche dopo una giornata di video, se voglio vloggare con il mio dispositivo, riesco tranquillamente a vloggare, ovviamente non in 4K a 60 fps, ma tornato a casa scarico tutto sul computer e quindi non ho assolutamente problemi sotto questo punto di vista. Gli aggiornamenti hardware invece sono stati nuovo processore a 6 core davvero straordinario, GPU 4 core, aggiornata anch'essa, che ragazzi è davvero straordinario, ci dà la possibilità di giocare senza alcun problema con il nostro dispositivo. Beh,
giocare con i dispositivi sta diventando sempre una cosa molto più professionale, insomma, e credo che un giorno la casa di Cupertino creerà dei dock per poter utilizzare il nostro iPhone come console praticamente. Per quanto mi riguarda, la novità più interessante di questi due dispositivi, ovvero iPhone XS e iPhone XS Max, è stata la fotocamera, che hanno cercato di pareggiare un po' quella del Pixel 2S, non so precisamente come si chiami, ma che sarebbe quello in top list per quanto riguarda la qualità della fotocamera, e spero che quest'anno la Apple riesca a superare questo dispositivo che fa davvero delle foto e dei video straordinari. Passiamo adesso all'ultimo dispositivo. Beh, dispositivo che poteva avere delle ottime potenzialità, ma hanno floppato sotto un punto di vista. Bastava una cosa in più e diventava il dispositivo dell'anno, ovvero iPhone XR. L'iPhone sarebbe, questa tipologia di iPhone sarebbe quella economica. Costa 900 euro. Economica. Ok, parliamone. iPhone XR praticamente è un iPhone X con display, non voglio dirlo, nel 2018 non voglio sentire un display neanche Full HD a 720p e con 328 ppi, una cosa del genere, davvero qualcosa di scandaloso. È vero, su questo dispositivo hanno introdotto le colorazioni che c'è anche il giallo, di cui Francesco Arcello, e se non lo conoscete vi lascio il link del suo canale qui sotto in descrizione, è schizzato a mille perché vuole acquistarlo assolutamente, quindi vi raccomando, iscrivetevi al suo canale per andare a vedere il video dell'iPhone XR. Per quanto riguarda il dispositivo invece, è un iPhone X praticamente con delle cose ridotte, cioè abbiamo un Face ID di prima generazione, sì, perché sugli iPhone XS e XS Max c'è una seconda generazione più veloce, abbiamo uno schermo senza bordi ma a 720p, non ve lo dico più, prometto che non ve lo dico più, retro in vetro, bordi non in acciaio inox ma in alluminio, quindi abbiamo anche la ricarica wireless, insomma è un iPhone X a tutti gli effetti low budget. Potevano calare ancora un po' il prezzo secondo me con quello schermo che non mi è piaciuto tantissimo, questa scelta commerciale, ma mi è piaciuta la scelta del taglio di memoria, sì, perché hanno lasciato il 64 giga come livello base, poi hanno aggiunto il 128 tra i due praticamente minori e maggiori, cioè il maggiore 256, insomma mi sono impappinato un po', ma lasciamo perdere. Spero che il concetto principale si sia capito. Insomma ragazzi, queste sono state le novità più interessanti di questo evento Apple. Il dispositivo iPhone XR sarà acquistabile a ottobre, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, mentre l'iPhone XS e XS Max come l'Apple Watch il venerdì adesso praticamente sarà possibile acquistarlo, anzi prenotarlo sull'Apple Store per poi farcelo arrivare direttamente a casa, se non erro il 21 o qualcosa del genere. Bene ragazzi, io spero che questo video aggiornamento vi sia piaciuto, se è stato così iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanella, seguitemi su Instagram perché prossimamente ci saranno praticamente delle foto bellissime che sto realizzando e vi porterò pian piano qui sul mio canale, cioè sul canale Instagram, e insomma ragazzi io non faccio altro che salutarvi e rimandarvi a tutti i video futuri che farò qui sul mio canale, noi ci vediamo domenica sempre qui sul mio canale YouTube.